Ciao a tutti cari italianglottini e benvenuti a un nuovo episodio della serie Canzoni in Italiano che vi permette di imparare l'italiano, memorizzare vocaboli in modo facile, veloce, divertente e perfino capire facilmente la grammatica grazie a famose canzoni italiane che oggi analizzeremo e scopriremo insieme. All'inizio della primavera vi ho spiegato il significato di Maledetta Primavera di Loretta Goggi. Se non avete ancora visto e ascoltato quell'episodio, fatelo perché è una canzone bellissima. E di cosa parlerà la canzone che ho scelto oggi per voi, visto che è appena cominciata l'estate? Ovviamente parlerà dell'estate. Si chiama Un'estate al mare di Giuni Russo ed è famosissima. Tutti gli italiani la conoscono e sanno cantare a memoria soprattutto il ritornello. Come sempre, prima di cominciare, vediamo un po' la storia di questa canzone. È stata pubblicata nel 1982 ed è stata un tale successo da rimanere nei primi 10 posti della classifica delle canzoni più vendute per ben 3 mesi. Come abbiamo detto, è stata interpretata da Giuni Russo, purtroppo scomparsa molto giovane, che è stata una delle voci più belle della musica italiana. Aveva un'estensione vocale di 5 ottave, quindi riusciva ad andare da toni molto bassi fino a note altissime, combinando spesso lo stile pop a quello della musica lirica. Pensate che è proprio Giuni Russo a imitare con i suoi acuti altissimi la voce dei Gabbiani alla fine della canzone che vedremo oggi. Il testo di Un'estate al mare è stato invece scritto da Franco Battiato, un cantautore siciliano, anche lui famosissimo, che ha scritto delle canzoni bellissime. I suoi testi sono riconoscibili perché sono spesso abbastanza impegnati, cioè molto profondi, quasi filosofici. Di lui vi ho anche parlato brevemente in uno degli episodi del mio podcast. Anche se Un'estate al mare ha un motivetto pop molto orecchiabile ed è uno di quelli che noi chiamiamo tormentoni estivi, cioè una di quelle canzoni che tutti cantano in estate e che si sentono spesso alla radio, ha in realtà un testo molto impegnato, appunto, racconta una storia abbastanza seria. L'obiettivo di Franco Battiato era proprio quello di prendere un po' in giro le canzoncine estive piene di stereotipi in cui si parla di mare, vacanze, sole, per raccontare in realtà una storia abbastanza seria che vedremo fra poco. Prima di cominciare, voglio anche dirvi che esiste una versione spagnola di questa canzone, uscita sempre nel 1982 e che si intitola Unas Vacaciones, che è stata interpretata da Paloma San Basilio. Il testo spagnolo però è completamente diverso, il significato è stato stravolto ed è proprio per questo motivo che quando chiesero a Giuni Russo se voleva interpretare lei stessa anche la versione spagnola, rispose di no. Cominciamo dalla prima strofa. Per le strade mercenarie del sesso che procurano fantastiche illusioni, senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni. Per regalo voglio un harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Quest'estate ce ne andremo al mare per le vacanze. Scusate, sapete che non so cantare. Le strofe di questa canzone
parlano, come abbiamo detto, di una storia abbastanza seria, che non ha nulla a che vedere con la leggerezza estiva del mare, delle vacanze, che invece ritroveremo nel ritornello. E lo comprendiamo subito dalla prima frase, dal primo verso della canzone, che è «Per le strade mercenarie del sesso». Voi sapete che un mercenario è una persona che offre dei servizi, spesso dei servizi non proprio moralmente giusti, in cambio di soldi, quindi solo per avere un guadagno personale. Spesso usiamo ad esempio la parola mercenario insieme alla parola soldato. I soldati mercenari o semplicemente mercenari sono quelli che combattono per qualcuno in una guerra per avere in cambio dei soldi. Qui però non stiamo parlando di soldati, perché il primo verso dice appunto «per le strade mercenarie del sesso». Quindi ci troviamo in strada e i mercenari in questo caso sono delle donne che offrono dei particolari servizi, cioè offrono sesso in cambio di soldi. Sono quindi delle prostitute e la protagonista della canzone è dunque proprio una prostituta. Queste strade mercenarie del sesso procurano fantastiche illusioni. Il verbo procurare, attenzione per chi parla portoghese perché è un falso amico, in portoghese procurar vuol dire cercare qualcosa, in italiano invece procurare vuol dire dare, fornire a qualcuno quello di cui ha bisogno o che desidera. Ad esempio, un mio amico mi può dire «ho bisogno di una bicicletta nuova» e io posso rispondergli «non ti preoccupare, te la procuro io, conosco un negozio che ha degli ottimi prezzi». Quindi il mio amico ha bisogno di qualcosa e io gliela procuro, cioè gli cerco quello di cui ha bisogno e glielo do, glielo fornisco. Queste strade mercenarie del sesso procurano fantastiche illusioni. Che vuol dire? Vuol dire che le prostitute offrono, quindi danno ai clienti quello di cui hanno bisogno. E di cosa hanno bisogno i clienti? Di fantastiche illusioni. Perché passare dei momenti piacevoli di sesso con una prostituta non sono la realtà, sono dei momenti appunto piacevoli che però durano solo per un certo periodo di tempo e poi finiscono e quindi sono semplicemente delle illusioni. Senti la mia pelle come vellutata, ti farà cadere in tentazioni, dice la prostituta, che in pratica si sta facendo un po' di pubblicità, cioè sta mostrando ai clienti la sua pelle nuda e li sta invitando a sentirla, cioè a toccarla per vedere com'è liscia, morbida, proprio come il velluto, perciò dice vellutata. E dice loro ti farà cadere in tentazioni. Le tentazioni sono dei forti desideri che abbiamo verso qualcosa che però sappiamo che è proibito o non proprio moralmente corretto. E quindi quando cadiamo in tentazione vuol dire che cerchiamo di resistere, ma alla fine soddisferemo questo forte desiderio che abbiamo per qualcosa anche se non è proprio giusto, proprio corretto moralmente. Possiamo dire sono caduto in tentazione oppure ho ceduto alla tentazione, cedere alla tentazione. Ebbene, la prostituta ha una pelle così vellutata, così irresistibile
che se i clienti la toccheranno e vedranno come è morbida e liscia, cadranno in tentazione, quindi non resisteranno più, ma soddisferanno il loro desiderio di fare sesso con lei. Per regalo voglio un Harmonizer con quel trucco che mi sdoppia la voce. Se conoscete i testi delle canzoni di Franco Battiato, vi renderete conto che questa frase può averla scritta solo lui. È proprio il suo stile, il suo marchio di fabbrica, potremmo dire. Magari in questa serie vi spiegherò in futuro anche il significato di una canzone di Battiato. Ad ogni modo, non si sa perché, ma la prostituta vuole un Harmonizer o armonizzatore in italiano, che non sono un esperto, ma dovrebbe essere un dispositivo che elabora un suono, in questo caso la voce, sdoppiandola, quindi creando due copie e alterando, credo, la frequenza di una delle due, in modo tale che sembra che stiano cantando due persone in coro invece di una. Quindi la prostituta vuole un Harmonizer che usa un trucco per alterare la voce. Un trucco è in pratica un inganno, è qualcosa che ci fa credere di vedere, sentire qualcosa di non vero. Ad esempio, i prestigiatori usano dei trucchi di magia e ci fanno credere qualcosa che non è vero, ad esempio che stanno tirando fuori un coniglio da un cappello o che stanno segando in due una ragazza. Il trucco dell'Harmonizer è appunto quello di sdoppiare la voce e farci credere che stiano cantando due persone. E se ascoltate la canzone Un'estate al mare, in questo punto sentirete proprio come funziona un Harmonizer, perché la voce di Giuni Russo viene sdoppiata. L'ultima frase della prima strofa è: quest'estate ce ne andremo al mare per le vacanze. E qui vediamo che la prostituta, probabilmente insieme alle sue amiche, alle sue colleghe, perché sta parlando al plurale, desiderano scappare da questa realtà drammatica che è quella di vendere il proprio corpo a degli sconosciuti, a degli uomini per strada, e vogliono vivere un momento di leggerezza, di spensieratezza, come fanno tutti gli altri lavoratori quando arriva l'estate, e cioè vogliono andare al mare in vacanza. Dice ce ne andremo al mare, quindi usando il verbo andarsene. Che differenza c'è tra andare e andarsene? Il verbo andare si concentra principalmente sul movimento e sulla destinazione. Se dico vado al mare, sto semplicemente comunicando dove vado. Al mare. Il verbo andarsene, invece, oltre che indicare anche la destinazione, indica principalmente un movimento di allontanamento da qualcosa. Quindi indica che noi stiamo andando via, stiamo andando lontano da qualcosa, da un luogo o da una situazione. E in questo caso la prostituta sta indicando, usando il verbo andarsene, proprio il fatto che vuole andare via, andare lontano da questa realtà drammatica che vive ogni giorno, che è quella appunto di vendere il proprio corpo a degli uomini. Un altro esempio con il verbo andarsene, posso dire ad esempio basta, mi sono stancato, me ne vado. Quindi qui in realtà non sto neanche comunicando la mia destinazione, sto semplicemente dicendo che sto andando via da quel posto o mi sto allontanando da quella situazione che non mi piace più. Prima di proseguire, voglio ricordarvi che se volete davvero trarre il massimo da questa lezione,
capire bene il significato delle parole e delle espressioni che stiamo incontrando, memorizzarle facilmente e capire anche in quali contesti possiamo usarle. E se volete anche approfondire qualche argomento di grammatica relativo al testo della canzone di oggi, sul mio sito italianglot.com potrete scaricare un PDF con tantissimi esercizi che preparo ogni settimana, quindi non solo per la canzone di oggi, ma anche per le canzoni precedenti e per qualunque altra attività di Italianglot. Basterà diventare membri su italianglot.com/membership. Passiamo al ritornello, che è la parte più famosa della canzone e che tutti gli italiani conoscono a memoria. Un'estate al mare, voglia di remare, fare il bagno al largo per vedere da lontano gli ombrelloni, oni, oni. Un'estate al mare, stile balneare, con il salvagente per paura di affogare. Un'estate al mare, voglia di remare. La prostituta immagina quindi di passare tutta l'estate al mare perché ha voglia, cioè ha il desiderio, di remare. Remare è il movimento che facciamo con le braccia usando i remi per far spostare una barca sull'acqua. Quindi probabilmente la prostituta vuole affittare una barchetta, un gommone, un canotto e vuole remare, quindi vuole spensieratamente spostarsi sull'acqua usando appunto i remi. Fare il bagno al largo. Quando in italiano diciamo fare il bagno, non vuol dire solo lavarsi con acqua e sapone nella vasca di casa, ma soprattutto quando ci riferiamo al mare, ma anche al fiume o al lago, fare il bagno vuol dire entrare in acqua, immergerci completamente nell'acqua. E può includere qualunque attività. Possiamo dire fare il bagno per dire che entriamo in acqua e nuotiamo, oppure che entriamo in acqua e restiamo lì fermi semplicemente per goderci il fresco dell'acqua, soprattutto quando fa molto caldo. Oppure entriamo in acqua e giochiamo con i nostri amici a schizzarci l'acqua a vicenda. Tutto questo è incluso nell'espressione fare il bagno al mare. Al largo invece vuol dire che ci allontaniamo dalla spiaggia, dalla costa, e andiamo verso il mare aperto, dove l'acqua è molto profonda. Quello è il largo. Ad esempio posso dire andiamo al largo e immergiamoci sott'acqua per vedere le alghe e i pesci. Esiste anche l'espressione prendere il largo, che si riferisce di solito a un'imbarcazione, a una nave ad esempio, e vuol dire partire, quindi allontanarsi dalla costa per andare verso il mare aperto. Ad esempio, la nave ha preso il largo stamattina, cioè la nave è partita. E perché la protagonista della canzone vuole fare il bagno al largo? Per vedere da lontano gli ombrelloni oni oni. Un ombrellone è un ombrello di dimensioni più grandi del normale che usiamo in spiaggia, che infiliamo nella sabbia per farci ombra, per proteggerci dal sole cocente dell'estate. E il suffisso one, che nella canzone viene ripetuto al plurale oni oni, si usa proprio per creare un accrescitivo, cioè per indicare che qualcosa è di dimensioni più grandi del normale. Un ombrello è un oggetto di normali dimensioni
che usiamo per ripararci dalla pioggia. Un ombrellone è un ombrello molto più grande del normale che usiamo appunto in spiaggia. Un gatto è un animale domestico di normali dimensioni. Un gattone è un gatto di dimensioni molto più grandi del normale. Un cane è un animale domestico di dimensioni normali. Un cagnone è un cane molto grande. Un'estate al mare stile balneare. Balneare è un aggettivo che si riferisce a qualunque cosa che ha a che fare con il bagno al mare. Ad esempio, la stagione balneare è quel periodo dell'anno in cui tutti vanno al mare per farsi il bagno, per rinfrescarsi. Uno stabilimento balneare è una spiaggia che invece di solito offre servizi ai bagnanti, cioè alle persone che sono in spiaggia per fare il bagno, come ad esempio l'affitto di lettini e di ombrelloni, la presenza di cabine per poterci cambiare il costume, o un bar dove prendere qualcosa da bere o mangiare un gelato. E Battiato parla di stile balneare, che evidentemente è lo stile tipico di un bagnante che viene in spiaggia indossando il suo costume, portando un asciugamano da stendere sulla sabbia per abbronzarsi o anche per indossare un salvagente per paura di affogare. Un salvagente è una ciambella di gomma che ci permette di restare a galla e di non andare giù, di non affondare in acqua, perché se non sappiamo nuotare rischiamo di affogare, quindi di morire perché non riusciamo più a respirare. La seconda strofa fa così. Sopra i ponti delle autostrade c'è qualcuno fermo che ci saluta. Senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. Nelle sere quando c'era freddo si bruciavano le gomme di automobili. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze. Ritorniamo alla dura realtà. Non stiamo più sognando di una bella spiaggia estiva, ma siamo di nuovo in strada, dove la prostituta sta lavorando e dice: sopra i ponti delle autostrade c'è qualcuno fermo che ci saluta. Un'autostrada è una strada abbastanza ampia, a più corsie, dove non si può camminare a piedi, ma dove possono circolare solo motociclette di una certa dimensione, automobili, camion e così via. Ci sono però delle piazzole di emergenza dove ci si può fermare e si può scendere dal veicolo. A quanto pare, nelle vicinanze della strada dove lavora la prostituta, passa un'autostrada sopraelevata, quindi che è come un ponte, e qualcuno si è fermato con l'auto, è sceso dall'auto, ed è lì fermo che saluta le prostitute. Dice: c'è qualcuno fermo che ci saluta. Nel prossimo verso, la prostituta si fa di nuovo pubblicità e dice: senti questa pelle come profumata. Nella prima strofa invitava il cliente a sentire la sua pelle quanto fosse vellutata. Qui lo invita a sentire come profumata. Come potete vedere, il verbo sentire in italiano si può riferire a sensi diversi: all'olfatto, quindi sentire un profumo, sentire un odore, oppure al tatto, quindi sentire il caldo, sentire il freddo, sentire con la pelle, toccando qualcosa, se è liscio, se è ruvido e così via.
E qui troviamo un altro verso che è tipico di Battiato, che spesso fa dei paragoni un po' particolari, perché dice: senti questa pelle come profumata, mi ricorda l'olio di Tahiti. L'olio di Tahiti è un protettore solare, è un olio che spalmiamo sulla nostra pelle per proteggerci dal sole. E quindi ancora una volta abbiamo un riferimento al mare, alla spiaggia, all'estate. La prostituta però non ha davvero spalmato dell'olio di Tahiti sulla sua pelle, perché dice mi ricorda l'olio di Tahiti, quindi il profumo della sua pelle è simile all'olio di Tahiti, ma non è esattamente quest'olio che ha spalmato sulla sua pelle. E mentre l'estate sta quasi per arrivare, la prostituta ricorda l'inverno e dice: nelle sere, quando c'era freddo, si bruciavano le gomme di automobili. Spesso le prostitute stanno all'aperto, in strada anche tutta la notte, e d'inverno, quando fa molto freddo, devono trovare un modo per riscaldarsi e spesso hanno l'abitudine di bruciare gomme di automobili, di bruciare dei pneumatici. È un'immagine anche un po' classica che sicuramente abbiamo visto in qualche film. Attenzione anche all'espressione che usa Battiato: c'era freddo. In alcune zone d'Italia si usa dire c'è caldo, c'è freddo, ad esempio com'è il tempo oggi, ma c'è freddo. A me in realtà suona un po' strana perché non la utilizzo mai, preferisco dire fa freddo o fa caldo, che è anche l'espressione più comune, più usata in genere in Italia. Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze. La prostituta sogna di nuovo l'estate, il mare, le vacanze e ha voglia, ha il bisogno di divertirsi, di stare bene. E la canzone qui si ripete, tranne per una frase diversa che è: toglimi il bikini. L'estate non è solo ombrelloni, canotti, salvagenti, costumi, ma è anche amori estivi, quelle piccole avventure che ci concediamo e che spesso poi finiscono al concludersi delle vacanze. E la prostituta, per questo suo desiderio di normalità, evidentemente sogna anche questo, sogna di vivere una avventura estiva, un amore estivo, e probabilmente sta immaginando di dire a qualcuno: toglimi il bikini. Se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di darmi un like per aiutare anche l'algoritmo di YouTube a far conoscere i miei contenuti a più persone. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto e ricordate sempre che potete scaricare un PDF con il testo della canzone e tantissimi esercizi di vocabolario e grammatica su italianglot.com. Un PDF relativo alla canzone di oggi, ma trovate tanto materiale su tutte le attività che pubblico ogni settimana. Ciao!